Il Sistema Solare è formato da 8 pianeti che orbitano attorno a una stella, il Sole. Il Sole si è formato circa 5 miliardi di anni fa. Dista dalla Terra circa 150 milioni di chilometri. È composto principalmente da idrogeno ed elio, due gas che generando continue esplosioni nucleari, irraggiano verso la Terra l'energia indispensabile per la vita, in forma di luce e calore. Il diametro del Sole misura 1,39 milioni di chilometri. È 109 volte quello della Terra. Da solo, costituisce il 99,86% di tutta la massa del Sistema Solare. I pianeti sono corpi celesti più piccoli del Sole e riflettono la sua luce. Essi impiegano un anno per completare un'orbita, cioè un giro completo attorno al Sole. La durata dell'anno è diversa da pianeta a pianeta. Nel Sistema Solare ci sono altri corpi celesti minori. I satelliti, che ruotano attorno ad alcuni pianeti. La Terra ne ha uno solo, la Luna. Saturno ben 82. Le comete. Sono piccoli nuclei di roccia e ghiaccio che, riscaldati dal Sole, rilasciano una scia luminosa di vapori che forma una coda. Gli asteroidi. Sono pezzi rocciosi di forma irregolare che orbitano attorno al Sole, tra Marte e Giove. I meteoriti. Sono frammenti di roccia che, quando entrano nell'atmosfera terrestre, si incendiano, dando origine al fenomeno delle stelle cadenti. I pianeti Mercurio, Venere, Terra e Marte sono quelli più vicini al Sole. Non sono molto grandi e sono formati da roccia e metalli. Per questo sono chiamati pianeti rocciosi o terrestri. Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono i più lontani dal Sole, sono molto grandi e composti da gas. Vengono definiti pianeti gassosi. Plutone, considerato un tempo come il nono pianeta, è oggi classificato dagli astronomi come pianeta nano, a causa delle sue dimensioni ridotte e dell'orbita irregolare. La Terra è l'unico pianeta nel nostro sistema solare con caratteristiche che permettono la vita. La presenza di acqua allo stato liquido, un'atmosfera ricca di ossigeno e una temperatura media sufficiente. Il pianeta Terra si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa. Inizialmente era un corpo incandescente, poi la superficie si è raffreddata coprendosi per due terzi di acqua. La Terra è composta da diversi strati. La crosta terrestre è lo strato più esterno e sottile. Al di sotto della crosta si trova lo spesso strato del mantello, formato da rocce fuse e incandescenti, diviso in superiore e inferiore. La parte più interna è il nucleo, in parte liquido e in parte solido, costituito da rocce e metalli ad altissime temperature. I movimenti degli strati più interni della Terra provocano fenomeni come terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche. La crosta terrestre è composta da rocce che possono trasformarsi nel tempo per l'azione del calore o della forte pressione degli altri strati sopra di esse. Le rocce sono di vario tipo. Alcune sono formate da un unico minerale. Tra queste ve ne sono alcune preziose perché rare, come l'oro o il diamante. Altre sono miscugli omogenei, in cui le sostanze che le compongono non si distinguono, come i cristalli di ametista e il quarzo. Sono presenti anche miscugli eterogenei, in cui si vedono i diversi componenti, come il granito. La Terra, come tutti gli altri pianeti, compie movimenti regolari e ciclici. Nel movimento di rotazione, la Terra gira su se stessa attorno all'asse terrestre, una linea immaginaria che unisce il polo nord e il polo sud. Per compiere una rotazione completa, impiega 24 ore, cioè un giorno. Questo movimento determina l'alternarsi del giorno e della notte. La Terra è sempre illuminata dal Sole solo per metà. L'alternanza del giorno e della notte permette al nostro pianeta di beneficiare della luce e del calore solare. Contemporaneamente alla rotazione, la Terra compie il moto di rivoluzione attorno al Sole, tracciando la sua orbita di forma ellittica, cioè ovale. La Terra completa il movimento di rivoluzione in un anno solare, ovvero in 365 giorni e 6 ore. Ogni 4 anni le 6 ore formano un giorno solare, il 29 febbraio.
L'anno con un giorno in più si chiama bisestile. L'asse terrestre è leggermente inclinato, circa 23 gradi. Perciò i raggi solari, nell'arco dell'anno, colpiscono una metà del pianeta con maggiore o minore intensità rispetto all'altra. L'equatore divide orizzontalmente la Terra in due emisferi, e l'Italia si trova nell'emisfero nord. Intorno alla Terra si muove il suo unico satellite naturale, la Luna. I satelliti artificiali, invece, sono veicoli spaziali fabbricati dall'essere umano e lanciati in orbita. I movimenti principali della Luna sono tre. Il movimento di rotazione attorno al proprio asse. Il movimento di rivoluzione intorno alla Terra. Il movimento di traslazione, insieme alla Terra, intorno al Sole. La Luna ci mostra sempre la stessa faccia, mentre l'altra rimane nascosta. Il suo movimento di rotazione ha infatti la stessa durata del suo movimento di rivoluzione, cioè 27 giorni. La Luna riflette la luce solare, quindi non brilla di luce propria. A causa del movimento di rivoluzione, si ha il fenomeno delle fasi lunari, per cui la Luna ci appare in modi diversi. Quando, a cielo sereno, non è visibile, si chiama Luna nuova. Poi se ne vede uno spicchio sottile che diventa sempre più grande, è la Luna crescente. La parte visibile cresce fino a diventare Luna piena. Poi diventa uno spicchio sempre più sottile, ma con la gobba dalla parte opposta. Viene definita Luna calante. Infine scompare di nuovo per iniziare un nuovo ciclo. Quando il Sole, la Luna e la Terra sono allineati, si verificano le eclissi, che possono essere di due tipi. L'eclissi di Sole. La Luna, tra il Sole e la Terra, proietta la sua ombra sul nostro pianeta, nascondendo il Sole, parzialmente o totalmente, per pochi minuti. L'eclissi di Luna. La Terra, tra il Sole e la Luna, proietta la sua ombra sulla Luna, nascondendola temporaneamente. E per concludere, un veloce sguardo ai pianeti del Sistema Solare. Mercurio, il più piccolo pianeta terrestre e il più vicino al Sole. Presenta una densità maggiore rispetto agli altri pianeti ed è caratterizzato da un periodo di rotazione pari a 59 giorni terrestri e di rivoluzione di 88,97 giorni terrestri. La temperatura di Mercurio raggiunge circa i 430 gradi, a causa della vicinanza al Sole e della lentezza del moto di rotazione. Venere è l'unico pianeta con caratteristiche simili alla Terra. È il solo pianeta del Sistema Solare ad essere facilmente identificabile, poco prima dell'alba e immediatamente dopo il tramonto, per la sua luminosità e per la sua posizione accanto al Sole. Venere è considerato un pianeta caldissimo, tanto che la sua temperatura media diurna si aggira intorno ai 464 gradi, a causa della presenza di anidride carbonica nell'atmosfera, che genera un vero e proprio effetto serra. Marte è un pianeta leggermente più piccolo della Terra, e visibile ai nostri occhi come un corpo di colore rossastro. L'atmosfera che caratterizza Marte è molto rarefatta. È costituita da elevate percentuali di anidride carbonica e piccole quantità di vapore acqueo. Avvengono spesso grandi tempeste di polvere, in cui venti fortissimi, con velocità fino a 100 km orari, erodono la superficie del pianeta modificandola. La polvere che viene sollevata in queste occasioni, e che rimane sospesa nell'aria, è la responsabile della tipica colorazione rossastra. Il più grande pianeta del Sistema Solare è Giove. È caratterizzato da una massa 318 volte superiore a quella della Terra. Giove è formato da uno strato esterno gassoso, costituito prevalentemente da idrogeno ed elio, in misura minore da metano, ammoniaca e vapore acqueo, e da uno strato interno compatto, in cui è presente idrogeno metallico, ad una pressione di 3 milioni di atmosfere. Saturno è un pianeta del Sistema Solare caratterizzato da una massa circa 95 volte più grande della Terra. È costituito principalmente da idrogeno, ed è circondato da una fascia di 7 anelli di sostanze solide, presenti intorno al piano equatoriale. Una caratteristica che contraddistingue Saturno è che, nonostante abbia una velocità di rotazione piuttosto elevata, necessiti di quasi 30 anni per compiere un intero giro intorno al Sole.
Urano è un pianeta caratterizzato da una densità media elevata ed un'atmosfera ricca di idrogeno, elio e metano. È proprio la presenza del metano che conferisce una tenue colorazione turchese al pianeta. Il pianeta Urano è costituito da tre strati. Uno strato più superficiale in cui è presente l'idrogeno molecolare. Un strato intermedio contenente acqua e metalli in fase liquida. Ed uno strato interno caratterizzato da un nucleo roccioso. Nettuno è un pianeta in parte ancora sconosciuto, a causa della lontananza che non ne permette una chiara visione. Esso si differenzia dagli altri pianeti per un'atmosfera in cui sono presenti idrogeno, elio e metano, da una struttura a bande e da un sistema di anelli intorno al pianeta stesso. Le informazioni a nostra disposizione su Nettuno non sono ancora sufficienti per permettere uno studio più approfondito del pianeta.